Ciao a tutti, buonasera. Mi vedete bene? Mi sentite bene? Ciao Cristini, Simone, Patrizia, carissima Patrizia, come va? Cleusa, Robson, Gava, buonasera, carissimo Edoardo. Mi sentite bene? Buonasera Francesco, amici e amiche d'Italica, buonasera. Mi vedete bene? Mi sentite bene? Sì? Ok. Grazie Andrea, carissima Andrea, benvenuta. Ok, iniziamo. Allora, oggi sarò breve perché eccezionalmente non faremo lezione, ok? Mi sono collegato su YouTube e su Facebook soltanto per parlare del corso L'italiano avanzato a chi potesse interessare. Ok? Stasera apriremo le iscrizioni e vorrei chiarire alcune cose importanti al riguardo di questo corso. Ok? La prima cosa da dire, importantissima, è che l'italiano avanzato è un corso per chi parla già l'italiano. Ok? Quindi, ripeto, il corso L'italiano avanzato, questo qua, è un corso per chi parla già italiano, ok? Quindi per chi ha già una buona base, ma vorrebbe cementare e sviluppare le proprie conoscenze. Perché in qualsiasi percorso di apprendimento ci saranno sempre dei margini di miglioramento, no? Ci sarà sempre qualcosa da imparare o da perfezionare, sia a livello linguistico che a livello culturale. E quindi, se ti riconosci in questo profilo, quindi se parli già italiano, ma vuoi approfondire le tue conoscenze, il corso avanzato fa per te. Ok? Se invece capisci l'italiano, ma non riesci a parlare, ti senti bloccato, ti senti bloccata, oppure se non hai mai frequentato un corso di italiano e quindi devi ancora imparare le basi, il corso avanzato non è adatto al tuo livello. E ti consiglio piuttosto di fare il corso L'italiano essenziale. Ok? Qui sotto, nella descrizione di questo video, trovi un link con la lista di attesa. Então, isso eu vou repetir em português rapidamente. O L'italiano avançado, que é o curso que estamos abrindo hoje, as inscrições, ele é só para quem já fala italiano, tá bom? Para quem quer aperfeiçoar já o seu conhecimento linguístico e cultural. Então, se você se reconhece nesse perfil, se você já fala italiano, mas quer continuar aprofundando o seu aprendizado, quer continuar melhorando, aí o avançado é para você. Se você não fala italiano, se você se sente bloccato, bloccata, né? Se você nunca frequentou um curso de italiano, se você tem que aprender as bases, aí o avançado não é para você. Aí o essenziale é o curso adequado. E aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você encontra um link com a lista de espera para a próxima turma do essenziale. Va bene? Detto ciò, vi spiego di cosa è composto il corso L'italiano avanzato. Ok? Quindi parliamo un po' di questo corso, del corso L'italiano avanzato. Allora, iscrivendoti potrai seguire una serie di video lezioni che si trovano su una piattaforma esclusiva. Le lezioni sono in italiano e volendo, se vuoi, puoi anche attivare i sottotitoli in portoghese o in italiano. E come sono le video lezioni del corso avanzato? Allora, non so se avete visto le ultime due live che abbiamo fatto. 2 settimane fa abbiamo parlato dei tempi composti e nella lezione della settimana scorsa abbiamo analizzato la canzone Soldi di Mahmood. Se non avete visto queste lezioni,
le potete guardare, sono ancora su YouTube, e così avrete un'idea di come sono le lezioni del corso avanzato. Solitamente nel corso avanzato usiamo del materiale autentico, cioè materiali che non hanno uno scopo didattico, come articoli, video, notizie, eccetera, no? E li utilizziamo come spunto per le nostre riflessioni, ok? Quindi solitamente nel corso avanzato usiamo una serie di materiali autentici, che come notizie, articoli, no? E come spunto per le nostre riflessioni. Parliamo di società, parliamo di cultura, facciamo paragoni tra Italia e Brasile, approfondiamo la cultura italiana e posteriormente selezioniamo gli elementi linguistici presenti in quei materiali autentici di cui vi parlavo per approfondirli. Quindi gli elementi grammaticali nel corso avanzato sono sempre contestualizzati culturalmente e questo rende il corso molto piacevole, molto, perché impariamo tutto in maniera molto leggera, molto naturale, ok? Quindi è un corso molto piacevole. Ora vi faccio vedere un breve riassunto dei temi che affrontiamo nel corso e tra un po' leggo i vostri commenti. Anzi, li leggo subito. Vediamo se c'è qualche dubbio. No? Ok. Bene. Ah, Janderson si è già iscritto. Grande, benvenuto Janderson. Fantastico. Ti volevo poi inviare il link, però vedo che l'hai già trovato. Ok. Benissimo. Ok. Bene. Allora vi faccio vedere, no, i temi del corso, no? Vi faccio vedere un breve riassunto dei temi che affrontiamo nel corso avanzato. Nella prima unità, che è questa qua, intitolata Le premesse, as premissas, rifletteremo sulle differenze linguistiche di base tra il portoghese e l'italiano. Perché? L'ho detto proprio ieri agli alunni che hanno finito l'italiano essenziale. Nonostante l'italiano e il portoghese siano due lingue molto simili, ci sono anche grandi differenze strutturali tra queste due lingue, no? Che un parlante di livello avanzato non può trascurare, no? Che un parlante di livello avanzato deve conoscere queste differenze strutturali, formali, tra l'italiano e il portoghese, ok? Quindi un parlante di livello italiano non traduce dal portoghese all'italiano, no? Come molte volte fa un parlante di livello elementare. Un parlante di livello italiano deve essere in grado di costruire delle frasi usando la struttura della lingua italiana, che è molte volte diversa da quella della lingua portoghese. Poi nella seconda unità vedremo i pronomi indiretti. Oh, dov'è la diapositiva? Eccola. L'imperativo. E conosceremo meglio il cinema italiano. Vi racconterò la storia del cinema italiano, che è fantastica. Poi nella terza unità, intitolata Cosa faresti al mio posto? Ossia, che você faria no meu lugar? Parleremo di empatia, di gelosia, relazioni abusive, femminismo, bullismo. E il tema linguistico è il condizionale presente. Una lezione interessantissima. Poi nella quarta unità rifletteremo sull'amicizia e impareremo gli articoli determinativi e i partitivi. La quinta unità è dedicata alle particelle C e N. Questa è una scena tratta dall'italiano avanzato. Quindi la quinta unità è dedicata alle particelle. E questa unità non è inserita in un discorso culturale più ampio, ma tutte le spiegazioni sono contestualizzate. Ok? Nell'unità 6, intitolata Quello di cui non si vuole parlare, capiremo come funziona la raccolta differenziata in Italia. Parleremo dell'igiene, delle differenze culturali tra Brasile e Italia
e parleremo anche di immigrazione. E a livello linguistico capiremo la forma impersonale, la forma indiretta e anche e vi presenterò anche alcuni verbi pronominali. Poi nell'unità 7 rifletteremo su un comportamento molto delicato, diciamo, che però fa parte della natura umana, mentire. A livello linguistico impareremo altri verbi pronominali e anche i pronomi accoppiati, ok? Poi nell'unità 8 analizzeremo molte parole ed espressioni utili che arricchiranno il vostro lessico, che vi aiuteranno a comunicare meglio, e approfondiremo questioni importanti della lingua italiana. Sono 12 unità, ok? Nell'unità 9 rifletteremo sul rapporto con il proprio corpo. Rifletteremo sulla felicità, sull'adolescenza, no? Un periodo molto delicato. E a livello linguistico studieremo il congiuntivo presente, l'imperativo indiretto o formale e i pronomi relativi. Ecco le ultime 3 unità. Nella 10ª unità impareremo il congiuntivo imperfetto e capiremo come fare ipotesi in italiano, come esprimere i nostri punti di vista, e ascolteremo anche un po' di musica. Nell'unità 11, che è la penultima unità, vi presenterò il passato remoto, vi spiegherò nel dettaglio come funziona il passato remoto, qual è la differenza tra il passato remoto e il passato prossimo. Anche questa unità non è inserita in un discorso culturale più ampio, ma anche qui tutte le spiegazioni sono contestualizzate. Quindi, per esempio, ascolteremo una canzone, guarderemo alcune interviste, leggeremo una bellissima fiaba, tra tante altre attività. E infine, nell'ultima unità, la 12ª, faremo un ripasso generale di tutto quanto è stato affrontato lungo il corso. Ok? Sono temi molto interessanti, no? Lo so, sono molte cose, però voi avrete 12 mesi di accesso, ok, a questi contenuti. Quindi è un periodo di tempo sufficiente per concludere l'intero corso e anche revisionarlo, ok? Quindi sono 12 mesi di accesso, va bene? Potete concludere il corso e addirittura potete anche revisionarlo. Bene, allora, fino adesso, vediamo se c'è qualche domanda. Un attimino. Va bene, Siginia. Allora, Siginia ha detto, visto che sono già iscritta, forse sì, non c'è bisogno che io rimanga qui. È vero, Siginia. Grazie, grazie. Buona serata anche a te, Siginia. Un'unità a settimana, ok? Un'unità a settimana. Ci sono alcune unità che sono un pochino più lunghe e a volte le dividiamo in 2-3 parti, ok? Però mi piace il cinema italiano. Bene. Ok, poi diamo un'occhiata agli eventuali dubbi e alle eventuali domande, ok? L'autonomia linguistica. Di questo ne parleremo poi in un'altra lezione, ok? No, non è difficile, Catarina. Quando comincia? Oggi, Tatiana. Se ti iscrivi, ricevi subito il tuo link, il link per accedere alla piattaforma, per accedere al corso, ok? Se ti iscrivi, stasera ricevi subito, ok? Il tuo account. Para quem é aluno do italiano musicale, sim, João Felipe, tem desconto, tá? Qualquer coisa eu peço que você mande uma mensagem, mande um e-mail, e aí a gente vai passar certinho o desconto para quem é aluno do musicale, ok? Mas vamos lá. Então, deixa eu só terminar aqui, pessoal, eu já dou uma olhada nas perguntas de vocês. Allora, fino adesso ho parlato soltanto delle video lezioni, ma ovviamente il corso offre molto di più, perché molti corsi online sono composti soltanto da video lezioni. Però noi di Italica
crediamo che per imparare bisogna fare pratica, bisogna interagire, bisogna confrontarsi con colleghi e professori. Quindi, oltre alle video lezioni, vediamo un po', oltre alle video lezioni, riceverai una dispensa da stampare, se vai a essere una postilla tra imprimi, con la quale farai gli esercizi, che poi correggeremo insieme nei video, se vuoi, o che potrai controllare usando le chiavi di risposta che sono disponibili. Ok? Então, você vai receber a apostila, que você pode baixar, imprimir e fazer os exercícios, que depois a gente vai corrigir juntos, se você quiser, no vídeo, ou você pode simplesmente verificar suas respostas usando o gabarito, a chave de resposta. O que mais? Ecco, se avrai qualsiasi dubbio, potrai contattare il numero di dúvidas, che è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18. Quindi tu avrai il numero WhatsApp di Italica, un numero di dúvidas, e puoi inviare i tuoi dubbi a questo numero, che è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 9 del mattino alle 18, no? Alle 6 di sera. E in questo modo potrai togliere subito i tuoi eventuali dubbi e continuare ad avanzare con l'apprendimento, ok? È por esse motivo que os alunos da Itálica aprendem mais rápido do que quem faz uma aula presencial, porque você tem acesso direto. Então você logo tira suas dúvidas e avança sem permanecer com a dúvida, ok? Ah, e se estudierai nel fine settimana o di sera, per esempio, non c'è nessun problema, ok? Invierai il tuo messaggio e appena possibile risponderemo, ok? Se qualcuno di voi, so che ci sono alcuni studenti di Italica oggi qui con noi che ci stanno seguendo, dite agli altri amici che sono qui con noi quanto siamo veloci nel rispondere nel numero di dúvidas e soprattutto vi chiedo di parlare della qualità del nostro servizio. So che oggi qui con noi abbiamo molti membri della famiglia Italica che vi possono parlare un po' del numero di dúvidas, vi possono dire quindi appunto quanto siamo veloci nel rispondere. E che stiamo di minuto, grazie Andrea, né? Molto veloce e efficace, dice Rosana, perfetto, sono velocissimi, molto bene, grazie. As respostas vêm de flash. Bene. Sono veloci. Oh, vocês estão vendo aqui, o pessoal está dizendo, non so io. Bene. Iscrivendoti al corso avanzato, farai anche parte di un gruppo di interazione su WhatsApp. Beh, i gruppi di interazione su WhatsApp sono fighissimi. In questi gruppi, nel tuo gruppo, potrai interagire con i tuoi colleghi e conoscerai l'intera squadra Italica. Perché ogni mese uno dei tutor e professori italiani sarà il responsabile per il tuo gruppo e proporrà diverse attività, materiali, articoli, insomma, temi sui quali riflettere e discutere, ok? Quindi ogni mese conoscerai uno dei professori, uno dei tutor della squadra Italica. Io faccio parte di tutti i gruppi e vi posso garantire che, vi posso assicurare che è uno strumento fantastico per l'apprendimento e ci si diverte tantissimo. Ok? Come si sviluppa la conversazione? Appunto, Gioni, partecipando ai gruppi di interazione, ok, su WhatsApp, però lungo il corso dovrai anche fare 8 lezioni di conversazione in gruppi ridotti, ok? Massimo 4 alunni per fare pratica orale. E sono incontri bellissimi perché ci possiamo vedere di persona, possiamo conoscerci meglio e chiacchierare in italiano su vari temi. Poi, oltre a queste 8 lezioni che fanno parte del programma dell'italiano avanzato, ne puoi anche acquistare altre, volendo. Ok? Un altro omaggio fantastico sono le 6 masterclass che faremo lungo il corso. Le masterclass sono lezioni speciali
di lingua e cultura con i professori della squadra italica. Questa, adesso non mi ricordo che lezione è, questa dell'immagine. Poi, lungo i 12 mesi del corso, potrai anche partecipare a ben 22 lezioni di ripasso. E anche questa è un'opportunità, no, per praticare, perché noi ci vediamo e, insomma, possiamo aprire i microfoni e interagire in italiano. E in queste lezioni la professoressa Paola Bacin e il professor Vinicio Corrias vi presenteranno gli stessi temi del corso sotto una prospettiva diversa, sotto un punto di vista diverso da quello, cioè sotto un punto di vista diverso dal mio, no? E quindi diverso da quello che presento nelle video lezioni. Quindi, per esempio, no, nell'unità 3 parliamo del condizionale. Nelle video lezioni vi presento il mio punto di vista su questo tema grammaticale, no? E anche il mio tema e anche il mio punto di vista sui temi culturali. E poi nelle lezioni di ripasso saranno questi due professori, quindi il professor Vinicio e la professora Paola, a presentare questi temi, no? Sotto la loro prospettiva personale, ok? Quindi queste lezioni saranno un modo per approfondire ancora di più i temi del corso e anche un'ulteriore opportunità per interagire con i colleghi e anche con i professori, ovviamente. A proposito delle lezioni di ripasso, prima di parlare del mini corso, ancora a proposito delle lezioni di ripasso, sulla piattaforma voi troverete un modulo con la registrazione delle lezioni di ripasso del corso essenziale. Quindi se vi iscrivete al corso avanzato potrete anche guardare la registrazione delle lezioni di ripasso del corso essenziale e anche le tabelle riassuntive. Okay? Le tabelle riassuntive sono un materiale molto utile, è un riassunto scritto dei principali temi grammaticali del corso essenziale che potete stampare e consultare quando volete, un materiale utilissimo. E infine, iscrivendovi all'avanzato, avrete anche accesso al mini corso preparatorio per gli esami di certificazione di livello C1, quindi di livello avanzato. Questo mini corso è stato preparato dalla professoressa Gabi Salvatto, che è una vera esperta del tema, e vi preparerà per sostenere un esame ufficiale di livello C1, ovvero di livello avanzato. E essere in possesso di una certificazione del genere è un imperativo se volete lavorare o frequentare un'università in Italia. Ok? Bene. Quanto costa l'italiano avanzato? Depois eu vou ver as perguntas de vocês, ok? Quanto custa l'italiano avanzato? Certamente essa é a dúvida, então vamos dar uma olhadinha aqui. Só um segundo. Quanto custa l'italiano avanzato? Até 12 vezes, pode ser parcelado em até 12 vezes de R$ 194,56 ou R$ 1.997. A vista, tá? Se você porventura já é um aluno da Itálica, se você faz o curso de preposições ou essenziale ou l'italiano musicale, eu peço que você, caso queira se inscrever no avançado, entre em contato com o suporte, tá? Caso você ainda não faça nenhum curso da Itálica, então o link eu vou deixar agora para vocês no chat e aqui também embaixo na descrição do vídeo, vocês encontram. Pessoal, vocês viram os testemunhos de quem está aqui com a gente, tem muitos alunos hoje, a família Itálica está sempre presente, né, nas lives, e vocês viram que a família Itálica disse, né, a respeito do funcionamento do curso, do suporte,
da nossa atenção. Então, realmente, inscrevendo-se no avançado, você vai fazer parte dessa família. Você também vai fazer parte da família Itálica e você vai ter acesso a todo o nosso suporte, ao nosso apoio incondicional. Realmente é um curso no qual a gente está sempre muito próximo. Você vai conhecer todos os membros da equipe, todos os membros da Squadra Itálica, para tirar suas dúvidas, para fazer as aulas de conversação, para interagir nos grupos. Realmente nós vivemos diariamente a língua e cultura italianas. E eu repito, agora eu estou falando em português só para garantir que não haja nenhum problema de comunicação. L'italiano avanzato é um curso para quem já fala italiano, tá? Se você nunca frequentou um curso de italiano, se você não consegue falar italiano, se você trava, se bloqueia, o curso avançado não é para você, tá? O curso essenziale, você pode aqui embaixo, na descrição, desse vídeo, você encontra um link para colocar o seu e-mail na lista de atesa, na lista de espera para a próxima turma do essenziale. Esse curso, l'italiano avanzato, é para quem já fala italiano e quer aprofundar o conhecimento, tá? Se você estiver assistindo essa aula e não está agora ao vivo, agora, hoje é o dia 3 de fevereiro, às 19h26. Se não for o caso, se você estiver assistindo à gravação dessa aula, o link para se inscrever está na descrição do vídeo também. O link para se inscrever aqui no curso avançado. Ok? A equipe já deixou aqui no link o link para. A equipe já deixou aqui no chat o link para a inscrição, tá? Para o curso avançado. Repito, então são 12 vezes de 194,56 ou 1.997 à vista. E você tem garantia de 15 dias, é uma garantia incondicional. Então, você pode se inscrever com total tranquilidade. Se por qualquer motivo você não gostar do curso, nós devolvemos o seu dinheiro de modo integral dentro desses 15 dias, tá? É só pedir o reembolso e a gente não vai fazer nenhuma pergunta e vai reembolsar você integralmente. Isso porque nós acreditamos 100% no nosso curso, nós acreditamos 100% na nossa metodologia de ensino, na nossa equipe, nos nossos resultados, né? Esse é um curso mais do que comprovado, esse é um curso cuja eficácia já foi mais do que comprovada. Então, nós sabemos que quem se inscreve é porque, de fato, quer também trilhar esse caminho, quer percorrer esse percurso de aprendizado e quer fazer parte dessa família para poder ter acesso diário a todos esses conteúdos. Ok? Então as matrículas estão abertas e é só até domingo, 7 de fevereiro, tá? Vocês sabem que as turmas do Italiano Essenziale são sempre muito reduzidas. Nós não abrimos sempre as inscrições, porque realmente o nosso acompanhamento é muito próximo, então é impossível ter um número ilimitado de vagas, e é por isso que a gente só abre uma nova turma do Essenziale quando uma turma termina. O avançado é ainda mais exclusivo, porque tem muito menos gente no Italiano Avanzato, porque a gente sabe que a maioria das pessoas tem que se inscrever no Essenziale, né? A maioria das pessoas, o perfil da maioria das pessoas é o de fazer o Essenziale. Então, o Avanzato realmente é um grupo bem restrito, é o nosso grupo de elite, o nosso grupo especial para quem já fala italiano, né? Já frequentou o Essenziale, já consegue conversar com os italianos tranquilamente, mas quer ainda mais, então quer conhecer ainda melhor a cultura italiana, quer aprofundar ainda mais o conhecimento linguístico. Então, esse é o L'Italiano Avanzato, só até domingo, 7 de fevereiro. Repito uma última vez aqui, o valor 1.997 à vista ou 12 parcelas de 194,56. Eu vou dar uma olhadinha agora se vocês têm algumas perguntas. Grazie, Marilene. Tem o material próprio, sim. É a apostila que você pode baixar e imprimir, tá bom? Fiz o essenziale e o curso de preposições, mas tem um ano que eu não pratico. Maria da Graça, acredito que sim, Maria da Graça, porque você, como você já foi aluna do essenziale, se você se inscrever no avançado, você vai ter novamente acesso ao essenziale também. Então você pode fazer uma revisão do essenziale, tá? Então,
Eu acredito que sim, tá, Maria da Graça? Então, Maria Lúcia, então, se no seu caso é o curso essencial, se você ainda não fala italiano, aqui embaixo, no link, na descrição desse vídeo, você encontra o link para a lista de espera. A gente ainda não sabe quando vai abrir a próxima turma do essencial, mas eu peço que você coloque o seu e-mail na lista de espera. Sim, Laura, le lezioni, le video lezioni, sim. Eu apresento as videoaulas. Todas as aulas ao vivo, de conversação, depois você vai conhecer toda a outra equipe. Puxa, agora eu não tenho essa informação, just me, né? Mas quantas vezes por semana varia muito, depende de você. Dá para você fazer tranquilamente uma unidade por semana, e aí você conclui o curso em 6 meses, se você fizer uma unidade por semana. Mas você tem o dobro do tempo de acesso, tá? Sim, Sheila, se você é de alguma turma do Essenziale, fique tranquila, porque sempre que uma turma do Essenziale termina, a gente abre para vocês a possibilidade de se inscrever no avançado, tá? A gente só não abre sempre o avançado fora, né? Que é como a gente está fazendo hoje. Bom? Sim, Maristela. Sim, peço que você entre em contato com o suporte, tá? Então, para quem já foi aluno da Itálica, peço que entre em contato com o nosso número de suporte, com o nosso e-mail, e aí você recebe um link diferente, tá? Então, just me, né, também. Parei o italiano no nível 1 do avançado, mas não me sinto tão preparado assim. Você pode entrar no avançado e aí a gente conversa, tá? Se você achar que está muito puxado, de repente vale a pena você fazer o essencial antes. Aí a gente conversa, tá? Se por qualquer razão, como eu disse, você achar que está muito difícil, está muito fácil, o que quer que seja, a gente devolve integralmente o seu dinheiro. Então pode se inscrever e aí a gente vai conversar e tentar entender melhor especificamente o seu nível, né? E se esse é o curso mais adequado para você, tá? Cristina e Simão, então, ainda não, tá? Não há ainda previsão, mas eu peço que coloque o seu e-mail na lista de espera do avançado, tá? Puxa, que mensagem linda, pessoal, vou compartilhar aqui. Já estudei inglês, espanhol e italiano em outras escolas. A Itálica é a mais atenciosa e dedicada às quadras que já conheci. Puxa, maravilhoso. Essa é a nossa missão mesmo. Ricardo, viaja em maio para a Itália. Entende bem, mas a gramática ainda tem dificuldade. Tem que entender, temos que ver se você consegue falar italiano, né, Ricardo? Então, assim, maio já está um pouquinho em cima, né? Exatamente, né? Realmente o valor é maravilhoso, porque se você comparar com qualquer outra escola especializada em italiano, o valor é com certeza baixo e o nível de acompanhamento certamente é superior. Então a gente está de fato todos os dias em contato. Pode, Luiz Carlos, certo, lo puoi fare dopo, non preoccuparti, ok? Sì, c'è uno sconto per chi fa già, per chi frequenta già uno dei corsi di Italica, Gioni, ok? Gioni, ho appena risposto alla tua domanda, vero? Vera, come che posso ti passare? Vera, você tem meu WhatsApp, Vera? Deixa uma mensagem aqui para mim, por favor. Se não, eu peço que você me mande, me escreva o seu e-mail e aí eu entro em contato com você, tudo bem? Ah, Cristine, tudo bem, claro, perfeito, sem problema nenhum. O essenziale copre o básico e o intermediário do idioma? Ótima pergunta. O essenziale... Tá, então eu vou deixar o e-mail para ex-alunos, tá, pessoal? Para ex-alunos é que eu não posso passar o número do suporte aqui, tá? Eu vou deixar o e-mail para ex-alunos. Tá bom, pessoal?
Esse aqui é o e-mail para alunos, alunos@comunidadeitalica.com, tá? Porque eu não consigo, não posso passar o número do suporte aqui. Mas para quem já foi aluno da Itálica ou quem já é aluno da Itálica, pode entrar em contato por meio destes e-mails, tá? Quem nunca foi aluno da Itálica, pode entrar em contato pelo Instagram, pode entrar em contato por comunidadeitalica@gmail.com, tá? Respondendo, o essenziale, ele cobre o básico da língua, exatamente, então você vai aprender as bases. Com o essenziale, você conclui o curso conseguindo tranquilamente falar italiano, entender italiano, e você pode até mesmo alcançar o nível B1, que é um nível pré-intermediário, tá? Teve gente que fez o essenziale e alcançou o nível B2, intermediário, tá? Então, é tranquilamente possível. Já o avançado vai levar você de um nível intermediário para um nível avançado. Tudo bem? Ah, sì, Dioni, certo. Sì, sì, sì. Mandami un messaggio e ti spiego come farlo, va bene? Però sì. Luis Carlos, sto terminando mia post-graduação, por isso non posso me iscrever agora no avanzato. Non si preoccupi, Luis Carlos. Depois que você terminar o seu estudo, a sua pós-graduação, manda mensagem para a gente e nós vamos fazer juntos o avançado. Ok? Pessoal, vou ficando por aqui. Se tiverem qualquer dúvida, então, podem nos escrever, tá bom? Vocês têm os nossos e-mails, eu deixei aí. Quem é ex-aluno pode mandar mensagem para o suporte ou pode escrever para o alunos@comunidadeitalica.com. Para quem nunca foi aluno da Itálica, por favor, entre em contato por comunidadeitalica@gmail.com. Sì, Anderson, sì, sì, sì. Poi ne parliamo con calma, va bene? Però sì. Brava Tatiana, Tatiana si è iscritta al corso avanzato. Benvenuta, Tatiana. Certo, Marisa, sì, sì, certo. Non c'è fretta, ok? Va bene. Allora ragazzi, vi saluto, grazie della vostra attenzione, se avete qualche dubbio mandateci un messaggio, siamo a vostra disposizione, ok? Un bacione, ci vediamo nel corso L'Italiano Avanzato. Ciao, a presto!